Ai piedi dei colli pavesi, il Po ed il Ticino hanno tracciato con i loro corsi d'acqua un'ampia e fertile pianura. Una volta i gelsi, ed oggi i pioppi, rompono le distese dei prati coltivati a maggese ed a frumento. La bruma autunnale li illumina di una luce soffusa, dando al paesaggio un tocco di malinconia. Nei pressi di Casteggio sorge Casatisma, un borgo agricolo dove il cotto del mattone e gli ampi cortili rustici ricordano ancora oggi i tempi passati. Qui Giuseppina Nicoli nacque il 18 novembre 1863. Suo padre Carlo, originario di Voghera, vi si era trasferito per esercitare l'ufficio di pretore. Giuseppina, la quintogenita tra i tanti figli, crebbe in un ambiente ricco di calde relazioni familiari, rese possibili dalla dolcezza esigente della mamma, donna della fede solida e dalla carità generosa. La famiglia era una famiglia modello, una famiglia esemplare, dove tutti ci andavano d'amore e d'accordo, dove i ragazzini obbedivano volentieri ai genitori. Nelle varie tappe del suo impegno di consacrazione al servizio dei poveri, Giuseppina si porterà inciso nell'animo il volto dei suoi fratelli: Nicolò, Italina, Faustina, Luigina, Maria e Francesco, da lei accudito con delicatezza nella malattia fino alla morte. Dalle finestre di casa lo sguardo cadeva sulla bella chiesa parrocchiale, dove la piccola Giuseppina venne portata al fonte battesimale 4 giorni dopo la sua nascita, il 22 novembre. Qui, nella sua prima esperienza religiosa, assorbì la fede semplice, propria della gente contadina. In questa chiesa si inginocchiava e pregava quel crocifisso che diventerà, nello sviluppo della sua vocazione, l'interlocutore più assiduo della sua esistenza, dedicata ai poveri crocifissi della vita. Si racconta che Giuseppina, da bambina, ebbe una visione di Gesù in croce, verso cui però non riusciva a posare lo sguardo, perché il viso gli veniva oscurato da una nube. Giuseppina ne pianse e solo il suo confessore riuscì a tranquillizzarla, proibendogli di farne in futuro qualsiasi accenno. L'incontro mistico con Gesù segnerà per sempre la sua giovane esistenza. Nel 1870 si trasferì a Voghera, dove completò la sua istruzione primaria e incontrò Don Giacomo Prinetti, che l'aiutò a scoprire la sua vocazione. A 18 anni conseguì a Pavia il diploma di maestra elementare. Rientrata in famiglia, costituì nella sua casa una piccola scuola per bambine povere. Da questo servizio gratuito sgorgò in lei il desiderio di consacrarsi al Signore tra le figlie della carità. Poco prima di compiere 20 anni, entrò nel seminario delle figlie della carità a Torino, nella casa provinciale di San Salvario, e concluse la prima formazione alla casa madre a Parigi, ove ricevette l'abito il 9 agosto 1884. Nel Natale di quello stesso anno, i superiori la destinarono in Sardegna. Dopo 3 giorni di navigazione, vi sbarcò il 1 gennaio 1885. Era la terza notte che passavo in bastimento, la notte dell'ultimo giorno dell'anno. Tutto era silenzio a noi d'intorno e non s'udiva che il rumore dell'acqua rotta dal bastimento. Pensai all'anno che moriva, ai grandi benefici che Dio m'aveva prodigato, e mi parve un nuovo beneficio che i superiori mi mandassero a Cagliari. Al mattino del primo giorno dell'anno godetti il magnifico spettacolo del sorgere del sole sul mare. Oh, quanto è bello! Davvero dà l'idea dell'infinito. Esattamente 40 anni dopo, il 1 gennaio 1925, sarà il giorno in cui una grande folla l'accompagnerà nel suo funerale.
L'infinito che aveva goduto quel mattino resterà sempre l'intimo orizzonte della sua anima, libera ormai di donarsi alla porzione di poveri che Dio gli aveva preparato. Aveva 21 anni quando arrivò al Conservatorio della Provvidenza, l'antico educandato di Cagliari, gestito dalle figlie della Carità. Il nuovo compito era la scuola e l'educazione delle bambine. Io qui mi trovo benissimo, sotto ogni rapporto. Abbiamo una magnifica cappella, che è un vero paradisetto. È proprio vero. Dovunque si trova il tabernacolo, non manca nulla. Avremo circa 200 allieve, 60 delle quali sono interne, e queste sono fanciulle di famiglie decadute. Sono le figlie della provvidenza. Sono tutte fanciulle d'una vivacità straordinaria. Faccio scuola e non ho altro da desiderare che di santificarmi nella mia cara vocazione, che sento di amare più della vita. La sua vocazione divenne definitiva 5 anni dopo, quando nella notte di Natale del 1885 emise i santi voti. In quella notte, rinchiuse nel cavo interno del crocifisso che le fu dato come consegna dei voti, una preghiera che solo alla sua morte fu scoperta. Ti prometto, o Signore, per intercessione della Vergine Santissima, di volerti servire fedelmente, praticando la povertà, la castità, l'obbedienza e servendo per amor tuo i poveri. Ma mi sento tanto debole, fredda, agitata dalle passioni. O tu che hai già visto le mie tante cadute, abbi pietà di me, aiutami e illuminami. Dammi la grazia di ben vivere e di ben morire. La sua vita non rimase rinchiusa fra le mura dell'istituto. Vedendo i ragazzetti poveri scorrazzare per le stradine strette della cittadella, li organizzò in associazione, chiamandoli Luigini. Cara mamma, se tu li vedessi, pallidi, laceri, sudici, ma ora ripuliti ogni giorno, rivestiti a nuovo, confortati da una buona minestra e da una bella pagnotta, già sembrano rinati a vita nuova. In quest'ambito, Suor Nicoli manifestò il suo carisma di educatrice. Per questo, a soli 36 anni, i superiori la trasferirono a Sassari, come superiora dell'orfanotrofio, dove impresse una genialità tutta particolare nell'educazione delle ragazze orfane dell'istituto. Anche qui, la sua azione non s'arrestò alla casa. In 11 anni di permanenza, dal 1899 al 1910, sviluppò in maniera esuberante il catechismo, la scuola di religione per ragazze delle scuole superiori ed universitarie e l'assistenza ai poveri nel quartiere di Santa Pollinare e nelle carceri. Cara Faustina, qui l'occupazione non manca mai. Se vedessi, cara Faustina, quanta gioventù viene da noi per imparare il catechismo. La casa è più che mai animata. Sono tornate le educande. Si sono riaperti gli asili, riaperte le classi. La scuola domenicale, poi, è una vera delizia. Abbiamo circa 500 ragazze povere. All'orfanotrofio tutto procede bene. Di tratto in tratto sorge qualche piccola persecuzione per ciò che riguarda l'insegnamento e la religione. E sotto pretesto di igiene si vorrebbe impedire la scuola domenicale di catechismo. Solo la preghiera mi sostiene e mi rende salda nella prova. Suor Nicoli non si scoraggiò, ma intesse rapporti buoni con tutti, così da far accettare anche dagli anticlericali di Sassari le sue opere. La sua abilità di donna saggia e prudente attirò l'attenzione dei superiori, che nel 1911 la vollero a Torino, come economa provinciale prima e come direttrice del seminario dopo. Il principale compito della direttrice era di istruire le seminariste. Nel brevissimo periodo in cui svolse questo ufficio, si prese cura di 59 seminariste. Le sue istruzioni sono state raccolte in un libro pieno di sapienza del carisma e della vita. Vi si legge: il cuore è una meraviglia della creazione.
Dal cuore viene la delicatezza, l'energia, la generosità, la capacità di soffrire e di sacrificarsi. Esso è capace di atti eroici. Il cuore è più grande dell'uomo stesso, perché è fatto per il Signore ed è inquieto finché non riposa in Lui. Ma il cuore diventa cieco se non si lascia guidare dalla ragione. Non godeva ottima salute. Dall'età di 30 anni soffriva di tubercolosi, che di tanto in tanto scatenava qualche attacco, fino a giungere più di una volta in fin di vita. Così i superiori, all'acuirsi del male, sollecitati dal medico, la rimandarono in Sardegna. Mia carissima mamma, conosce la calligrafia? È contenta? Sono andata a bussare alla porta di San Pietro ed egli, buono, non volendomi aprire che quella del paradiso, si è accorto che il mio fagottino era troppo misero e allora m'ha rimandata a provvedere meglio ai casi miei. E così eccomi in piena via di guarigione. Al suo ritorno a Sassari trovò un ambiente ostile. Il presidente non la voleva più, ma essa visse il rifiuto abbandonata in Dio, finché i superiori decisero di inviarla all'asilo della Marina a Cagliari. Era la vigilia della Grande Guerra del 1914. La povertà dilagava nel quartiere della Marina. La gente viveva nei sottani, senza aria. Molti si ammalavano, anche perché mancava da mangiare. I bambini erano abbandonati a se stessi. Suor Nicoli si rimboccò le maniche. Fece della Marina una centrale della carità, come ebbe a dire un giornalista. Si occupò soprattutto della gioventù. Era il suo carisma. Allargò le scuole dell'asilo. Sviluppò la scuola di religione per creare tra le future insegnanti di scuola elementare maestre capaci di trasmettere la fede. Fondò per prima in Italia le Damine della Carità. Diede vitalità all'Associazione Mariana. Fondò l'Associazione delle Dorotee, ragazze che volevano dedicarsi all'apostolato nel mondo, e delle Zitine, ragazze che facevano le domestiche presso i signori di Cagliari e per le quali creò momenti ricreativi e laboratori di ricamo. Insieme a queste giovani, inviò le sue suore ad incontrare i poveri nelle case e ad incoraggiare le famiglie nei periodi bui della guerra. Si occupò dei bambini scrofolosi, rachitici e deformi. L'aria aperta del mare era la migliore delle medicine. Diede vita allora alla colonia marina Al Poetto. Arrivò a prestare le cure a 400 bambini durante l'estate e poi a mantenere aperta la colonia per tutto l'anno per i 50 bambini più abbandonati e bisognosi. Ma l'opera che più caratterizza Suor Nicoli è l'opera dei Marianelli, i Monelli di Maria. Con questo nome battezzò i Monelli del mercato e del porto. Questi piccoli sbandati, affamati, abbandonati a se stessi, vivevano, come dicevano scherzando, all'albergo della Luna. La loro casa era nei portici di Via Roma o le grotte nel Tufo. Dormivano avvolti in giornali e si guadagnavano di che vivere giorno per giorno offrendo i loro servizi di facchinaggio. Lo strumento di lavoro era una cesta, sacrobi, che li caratterizzò al punto che la gente prese a chiamarli i spicciocus de crobi, i ragazzi della cesta. La grande corbola era sgabello, tavolo, parapioggia d'inverno e parasole d'estate. Di strada dai 10 ai 15 anni, sudici, a piedi scalzi, i lunghi pantaloncini rimboccati al ginocchio, magrolini e patiti, ma svelti e vivaci, non avevano né padre né madre. Io ho conosciuto Suor Nicoli quando ero bambina. Mi trovavo all'asilo San Giuseppe, no? In cui ci invitavano ai funerali e loro andavano avanti a noi. E vedevo questa suorina, questa Suor Nicoli, suorina insomma giovane, che aveva tutti questi bambini vestiti così alla Marina, e erano un po', davano un po' da fare. E lei con la sua pazienza li teneva.
Io ammiravo la sua pazienza, quello insomma che ammiravo la sua pazienza. Suor Nicoli li amò come figli, non li rinchiuse in un istituto. Li accettò così com'erano, con le loro monellerie. Ogni mattina passava con un campanello sotto i portici, era il loro segnale. Molti si svegliavano e andavano con lei alla Santa Messa. Poi, ad un segnale convenuto, tutti arrivavano all'asilo e lì trovavano la loro pagnotta quotidiana. Sul far della sera, poi, ritornavano all'asilo per l'istruzione. Con l'aiuto delle sue compagne, in particolare di Suor Tambelli, insegnò loro le nozioni elementari di leggere, scrivere e far di calcolo, per poter affrontare dignitosamente un lavoro. Nello stesso tempo, insegnò loro il catechismo, per far loro il regalo più bello, quello di poter conoscere il senso ultimo della vita. Da ragazzi sbandati, divennero ottimi cittadini. Il risultato del suo lavoro fu la quiesi della tubercolosi polmonare, con la quale aveva convissuto per 30 anni ed ora la stava lentamente consumando nel corpo. Ma più acutamente, negli ultimi mesi di vita, la distrusse nell'anima l'ignominia pubblica di un'accusa ingiusta, pubblicizzata sui giornali della città. Suor Nicoli soffrì in silenzio sempre più simile a Gesù crocifisso che l'aveva chiamata a sé fin dalla giovinezza. Lietamente abbandonata in Dio, che aveva servito nei poveri, morì l'ultimo giorno dell'anno 1924. Suor Nicoli è ora sepolta all'asilo della Marina, nel quartiere dove nell'ultimo e più fecondo scorcio della sua vita ha servito i poveri, diventando la madre dei Picciocus de Crobi.